Ben ritrovati amici di Angolo Bonsai. Come abbiamo già detto in alcuni video precedenti, ci sono diverse tecniche per rendere un albero un bonsai e quindi come trattare, come curarlo in quanto tale. Ma come si decide cosa fare? Come si porta un materiale grezzo allo stato di bonsai? E soprattutto da dove si comincia? Beh, in questo video parleremo proprio di questo, quindi dell'impostazione primaria. Cominciamo! Vista la stagione corrente, siamo in un buon momento per impostare un futuro bonsai. Prima di tutto dobbiamo scegliere il materiale di partenza, cosa di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Assumendo di avere già un buon materiale da cui partire e che ci permetta di mettere mano sulla pianta, quindi per intenderci non un seme, ma già un piccolo alberello su cui si può lavorare, possiamo darci da fare in questo modo. Da qui dovremo decidere cosa fare, quindi dovremo osservare il nostro albero, come si presenta in quanto a rami, a spessore, diametri, anche il suo andamento naturale, il nebari, quindi il piede del nostro albero, e dovremo valutare un pochettino quindi come si presenta al grezzo il nostro albero, così da poter decidere quali sono le possibili, vedere quali sono le possibilità. Che ci offre il nostro materiale di partenza. Per intenderci, e per citare il maestro Miyagi di Karate Kid, perdonatemi questa citazione di carattere cinematografico, chiudi gli occhi, concentrati, pensa solo alla pianta, fai il quadro perfetto fino all'ultimo ago di pino. Ora apri gli occhi, ricordi il quadro, falla come quadro. Beh, maestro Miyagi non aveva tutti i torti, in fin dei conti. E quindi dovete prendervi un attimo per osservare il vostro materiale, immaginare cosa potete ottenere da questo. E se può esservi utile, potete anche fare un disegno e rappresentare graficamente, anche con un disegno appena abbozzato, quale sarà il piano della vostra futura impostazione. Prendiamo per esempio questo piccolo ginepro, un Juniperus chinensis. Che abbiamo deciso di impostare in questo modo, uno stile abbastanza simile a un essenziale, quindi a un Mujingi. E abbiamo quindi scelto questo fronte e per seguire questo, abbiamo fatto in modo che seguisse questo andamento. La rappresentazione schematica è questa. Quindi sulla base del materiale di partenza potete decidere anche un pochettino come impostarlo e quindi anche quale stile adottare. E ce ne sono diversi, quindi ci si può sbizzarrire, premesso che ci sono molti stili che non sono adatti a tutti gli alberi, perché per esempio ci sono molti alberi per i quali non è adatto uno stile a cascata, per esempio, piuttosto che invece uno stile retto formale, ma siete liberi di scegliere quello che preferite di più. Qui trovate alcuni stili, quelli più classificati, come sono stati classificati, e sono per lo più i meglio rappresentati. Ad ogni modo, quando si costruisce un bonsai, si deve tenere conto di cinque semplici regole, che in realtà sono esattamente le stesse che si possono osservare anche in natura. Quindi si parla di conicità, ossia quando il tronco risulta avere un diametro maggiore alla base e via via, mentre si procede verso l'apice, tende ad assottigliarsi. Abbiamo poi la triangolarità, perché in questo caso ci si riferisce alla chioma, dove essenzialmente vi sarà, si descriverà una struttura triangolare, rispettivamente tra apice e le varie estremità, e quindi l'estremità che descrive la chioma. Poi parliamo di profondità, e questa è donata sicuramente dai rami che vanno verso la parte posteriore e anteriore del vostro albero bonsai, senza i quali risulterebbe essere una figura piatta. E come per esempio in questo caso, la profondità ci è donata da questo ramo qui dietro. Parliamo poi di asimmetria, perché ovviamente un albero
non è per forza regolare e geometrico. Anzi, soprattutto nell'arte giapponese, la simmetria è un punto fondamentale. E poi l'ultima regola altrettanto importante è il tempo, che dovete tenere in considerazione perché ci vorrà decisamente del tempo per ottenere il bonsai, nel senso di arrivare al termine del vostro progetto. Fatto ciò, potete creare qualunque tipo di bonsai, a seconda di qualunque sia lo stile dell'albero che andrete ad adottare. Adesso prendiamo in considerazione un altro ginepro, questo invece sempre un Juniperus chinensis, ma della varietà Kishu. Eccolo qua. Questo all'inizio si presentava così, ma il nostro materiale grezzo era questo. Osservando bene il nostro materiale grezzo, anzi, ho deciso di dargli un abbiamo innanzitutto per cominciare ho dato una pulita al nostro albero, quindi ho dovuto rimuovere i rami superflui che si trovavano all'interno, ho scortecciato il nostro ginepro così da rimuovere quella corteccia squamosa che poteva anche dare fastidio e poi ho anche rimosso un po' del corteccia creando alcuni gin che in alcuni rami che abbiamo deciso di tagliare e accorciare. Questo poi, tra l'altro, dovrebbe dare un piccolo dettaglio per dare l'impressione di maggiore vetustà. Per chi non lo sapesse, che ci segue, ovviamente il gin sono questi rami secchi che danno questo aspetto di vissuto alla pianta. E dato il ginepro, così come per quanto riguarda i gin, ma anche per quanto riguarda gli sciari, quindi legna secca sul tronco, si presta molto bene perché ha un legno abbastanza duro. Abbiamo deciso di osservare questo ginepro in questo modo, da questo fronte e con questa angolazione qui. Il nostro futuro apice, il nostro apice diventerà questo. Ho deciso di abbassare questo ramo più o meno a questa altezza per dare questo livello di triangolarità, 1, 2, 3, questa triangolarità qua. E questo sarà il nuovo apice e pensavo anche di utilizzare questo come apice, farlo sviluppare e ripiegare questa punta verso l'interno per creare un nuovo ramo che vada a riempire un attimo il vuoto, ma non, in maniera non eccessiva. Questo, come potete anzi notare, e sicuramente avrete già notato, non è stato ancora impostato a pieno. Purtroppo non ho avuto tanto tempo per poterlo fare, perché ho avuto un sacco di lavoro in questi giorni. Abbiamo dato una prima filatura approssimativa, comunque la cosa è tutta da sistemare, e magari spero di potervelo mostrare ultimato nel prossimo video di Angolo Bonsai, oppure anche dedicare in futuro un video appositamente al risultato che avremo ottenuto dall'impostazione di questo ginepro. Premesso che ovviamente a fine di impostazione non sarà ancora un bonsai, sarà un pre-bonsai, ma avremo già un'impostazione, quindi sapremo come comportarci per farlo diventare nei successivi anni un bonsai. Anche per questo video è tutto. Vi chiedo ora, quindi mi rivolgo direttamente a voi, chiedendovi, avete di recente impostato un bonsai anche voi? Di che albero si tratta? E soprattutto che stile avete scelto? Fateci pure vedere tutti i vostri materiali, scriveteci nei commenti sotto a questo video, che l'abbiate visto su Facebook o su YouTube, e metteteci pure tutte le foto che volete. Quindi, come vi ho detto, per questo video è tutto. Un saluto e alla prossima. Ciao!